Buonasera da Bruxelles. Due caschi blu italiani hanno perso la vita oggi in Libia per l'esplosione di un ordigno al passaggio del convoglio UNIFIL sul quale stavano viaggiando, coinvolti anche altri 5 militari. Per la NATO il regime di Gheddafi rappresenta ancora una minaccia per il suo popolo, ma è fortemente indebolito. Le azioni continueranno fino al compimento del mandato, ha dichiarato oggi un portavoce dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles. Al G8 di Deauville oggi è stato il giorno della cosiddetta primavera araba. I leader hanno infatti preparato un fondo per i paesi arabi e africani il cui desiderio è liberarsi dei capi di Stato non democratici. I grandi stanzieranno un fondo per lo sviluppo di queste regioni. Il presidente americano Barack Obama ha parlato di un piano da diversi miliardi di dollari. Tutto pronto a Scheveningen, il carcere del Tribunale Penale Internazionale dell'Aia per la detenzione dell'ex generale serbo bosniaco Mladic, catturato ieri in Serbia dopo 16 anni di latitanza. Diventerà il prigioniero numero 37 del carcere che si trova a pochi chilometri dal centro dell'Aia. Mladic è accusato di genocidio durante la guerra nella ex Jugoslavia. Batterio killer nei cetrioli biologici. Il sistema di allerta rapida per gli alimenti ha comunicato oggi agli Stati membri le informazioni sulle fonti responsabili della contaminazione che ha colpito soprattutto la Germania. Il batterio proverrebbe dalle province spagnole di Almeria e Malaga, tuttavia la contaminazione potrebbe essersi verificata anche nelle fasi di commercializzazione del prodotto. L'Unione Europea ha adottato una direttiva per evitare che medicinali falsificati possano entrare nella catena di distribuzione commerciale. Grazie ad un sistema di rintracciabilità del medicinale lungo tutto il percorso di distribuzione, sarà possibile certificare se la confezione del farmaco è stata manomessa dall'uscita dalla fabbrica. Il testo di legge fa inoltre chiarezza ponendo precise regole sulle vendite dei farmaci online.